Siamo a casa di Pompeo e lo vediamo nelle sue doti da casalingo. Allora, innanzitutto si Una parte dalla tomba. Mi dichiarazione. scasso proprio a... Wow, verifica. Si inizia dal colletto. Vai. Mirate la cattiveria degli Questo corso di casalinghismo andrà in onda direttamente su Facebook domani Dopodiché mattina. stiamo le due maniche, portarci prima. Domani ci faremo delle grasse risate. Pompeo, dove le hai comprate queste camicie? Hai lo strunze massimo. Queste purtroppo sono le camicie di uno che vende l'abbigliamento ma fa non so che pacca. Quindi occhio. Ciao pubblicità. Guardate la cattiveria dei gesti. Dai Pompeo, ce la puoi fare. Guardate com'è concentrato il nostro casalingo mentre ascoltiamo i Led Zeppelin. Queste sono le camicie che già ha stilato. Qualche piegolina qui e là, ma non ci facciamo caso. Considerando che ci ho messo solo un'ora. Un'ora. Sì. Compriamo, devi fare il caffè, ricordatelo. Ah, perché non lo fai? Dai, io sto stirava, ma un caffè non fa. Fai un caffè. Dai, la macchinetta è pure pulita, veramente. Lo sa? Fate, ci prendiamo il caffè. Facciamo, iniziamo a provare con me e poi usciamo. Perché dovete sapere che io e Pompeo, Per cioè, formare un duo. Pompeo Sì, mi comprovi. piace Ivaleo? Come nome? Ivaleo, Pompeo, No, i Pompina non mi piace. Pompino. I Pompina non mi piace, Pompeo, scusa. Valepo. I Valepo. Pompeo, il prossimo anno ti regalo un rullo compressore per stirare le camicie. Guardate, guardate come stira. Questo va su Facebook dritto dritto. Non so se sentite i rumori. Cosa ne penso dello stirare? Un po' schifo. Pompeo, mi aspettavo di meglio da te. Guardate, guardate com'è concentrato. Accarezzasse camicie. Nervoso, vale. Ma guardatelo, guarda, che carezze, bello, caro. Dai, Pompeo, ce la puoi fare. Siamo tutti con te. Serie l'uomo che stirava cantando. Le camicie di quel coglione di Massimo. Coglione. Però veramente, guarda, oggi abbiamo mandato un bellissimo SMS, MMS e non ci ha risposto nemmeno.
Dai, Pompeo, che ce la stiamo per fare. Tutta la ripresa quando la tiro. Certo, sempre. Io non lascio mai le cose a metà. Lo faccio solo quando sono costretta da cause di forza maggiore. E lì non ci posso fare niente, vabbè, che devo fare? L'abbiamo quasi fatta. Guardate com'è bravo. Voilà. Beh, una dichiarazione finale ai nostri Facebook spettatori. Pigliate la Madonna delle Pulizie. Dai, saluta.